Allora, sono appena andato da Decathlon. Tra l'altro, uno mi guarda e mi fa: bello il Ducatone fuori, eh? Faccio grande. Diciamo che si fa notare. E comunque, niente, vloggare con la Sony è un po' una roba molestina. Virus, c'è il virus. E signore con la mascherina, sono andato da Decathlon a fare un po' di acquisti, direzione Antonio, per fare le ultime modifiche. Raga, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Poi magari faccio fare la... l'equilibratura, come si dice. Vabbè, siamo capiti, no? Perché va tutto a destra. Bella. E qua mettiamo un bip, eh. No, sei... buongiorno. Un caffè, Tony? Sì, va. Allora, ti do una tazza che solitamente... non è per quel motivo che te la do. Buongiorno. Allora, ieri sera ho filmato che stavo venendo qui da Antonio e tutto. Poi sono venuto qua, ma Tony aveva avuto dei giorni un po' incasinati, quindi mi ha detto: andiamo a mangiare qualcosa, poi domani partiamo a bomba. E... ok, Grand Wagoner, credo, penso. E io ho detto ovviamente sì, siamo andati a mangiare, tra l'altro qui si mangia da paura qua sopra, cioè sono andato più al ristorante qui da Antonio che penso nella mia vita intera. Non vado mai al ristorante perché c'è la gente, perché costa, perché però qua è sempre un piacere, in buona compagnia. Comunque sono qui da Antonio, oggi vediamo, vi faccio un cazzo. Vediamo di installare, di fare questa barra portafari e vi aggiorno. Comunque ieri sono andato da Decathlon, ho comprato un bel po' di cosine per il fresco. Anche adesso ho la tuta termica sotto, anche se in realtà dentro il Ducatone ha fatto 20 gradi e fuori in officina 14, quindi non fa freddo. Però ieri sera ho passato tipo, sono andato a dormire alle 3 di notte, cioè anche se in realtà non abbiamo fatto tardi noi, però mi sono messo a guardare video della Scandinavia, dell'Aurora, di quei panorami assurdi, di quella luce che c'è a gennaio col sole radente in meno 30. Non si può parlare, non si può quantificare la mia impazienza per partire. Tony, c'è il caffè se vuoi? Sì. Solo adesso va meglio. Cosa? Ho dato un po' di gas. Perché a benzina andava bene, a gas... Ho sentito, ora qui che dicevo due cazzate, minchia, ho sentito due cannonate. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Già che sono qua faccio un piccolo unboxing di tre cazzatine che mi sono arrivate nei giorni scorsi. Tanto che Antonio finisce dei lavori. Allora, vediamo se è tutto giusto. Ah, pacco unico. 2 da 90 e 180 lenti, quindi potrei usarle per 90 giorni. Meno 2,25. Chi mi segue da tempo sa che sono un miope di merda. Poi, qui cosa ho preso? Ah! Mai più. Non ho le unghie, mai più. Ok. Allora, ammetto che ci ho messo un po' a fare questo acquisto, ma... le calze riscaldate. Sono un po' una borghesata, lo ammetto, però in alcune situazioni, soprattutto quando sono fermo a meno 20 a guardare, fotografare l'aurora, uno può avere le calze migliori del mondo, però il piede resta freddo e quindi ho detto vabbè, mi faccio sto regalino. Ci sono due piccoli power bank da mettere tipo qua, c'è una taschina e le calze sono fatte apposta, ovviamente hanno delle piccole resistenze, non è che, però devono scaldare il piede e quindi ottimo, secondo me saranno una bella robetta. E poi sotto consiglio di Phil di WRC, basta, lo apro così il pacco. Ho preso questo da mettere dietro la schiena. Ed è un cuscino dietro la schiena, dietro la testa. È un cuscino riscaldante, anche questo elettrico. Questo però
cioè questo però, questo è a 12 volt, quindi si collega con l'USB. E adesso lo proviamo e vediamo com'è. Vedete qui alla sua presa, il suo attacco USB, e boom. Adesso lo provo, perché ho la zona dietro alla testa che si ghiaccia sempre un po' perché lì non passa aria. Quindi la cosa migliore da fare sarebbe, anche isolandolo meglio, la vedo dura, perché comunque non passando aria si ghiaccia. E quindi Phil mi ha detto, ma perché non ti prendi un cuscino da mettere lì, che non farà miracoli, non farà 200 milioni di gradi, però abbastanza, penso, spero, mi auguro, per scongelare quel tratto lì. In quel punto il Ducatone, come tutti i Ducato, è isolato meno per fare un letto più grande. Probabilmente la situazione migliorerebbe se si isolasse meglio, ma bisogna, questo significa smontare mezzo camper, perché purtroppo bisogna tirare via giù tutti i pensili, la parete lì, cioè tutto si può fare, come dice Antonio, però ne vale la pena? Non lo so, insomma, ho resistito finora, in camper si sta bene, però c'è quel punto che è un po' così. E quindi questa mi sembra una soluzione valida, la proverò e vi dirò. Oh, questo da uno, mi raccomando, Vuoi mandarlo tipo da 4-5 prese. Comunque, io l'ho presa lì a 12 volt e siamo a posto. Sono ancora un po' addormentato, sì. Comunque, adesso Tony finisce due robe e poi ci si mette al lavoro per la bara portafari. Siamo andati a prendere il materiale. Dai, ancora un po' di pazienza. Bisogna avere un po' di pazienza. È inutile partire così a cazzo. Meglio aspettare qualche giorno in più. Tanto c'è tutto l'inverno davanti. L'inverno non è ancora iniziato. Oggi, se volete sapere, è il 6 dicembre e... Dai! Quel poco di gioco non fa niente. Il problema è proprio la gomma non rimaneva schiacciata. Io adesso ti ho fatto. Prova anche tu. Io. Prova. Allora io. Però Fabietto di qua comunque già nel mio non passa. Stretto. Lui va a lavorare su. Non l'ha piegato. È già che l'ha piegato. Tende a spaccarti le saldature qua. Poi ovviamente poi lui facendo fuori strada che lo flette. Invece se lui lavorasse così, ha tutta questa superficie che sì, lavora sul 90 gradi. Forza la fa qua. Però tanto anche questo sistema fa cagare. Se noi tiriamo via tutto, gli mettiamo una piastra con i due bulloni laterali, lui lavora qua dentro. I bulloni laterali dove li fissi? Glieli mettiamo qua. Gli mettiamo due bulloni qua. Come adesso. Tu avviti la piastra su questo. Poi tu per evitare tutto, cioè facendo ruotare. Allora, se noi gli facciamo la piastrina qua sopra, quando lui va a spingere che carica, qua non si trova più il vuoto, vedi che ha piegato tutto qua. Non si trova più il vuoto perché comunque è ancora una piastrina da mezzo centimetro che fa tenuta. Perché sennò dobbiamo rivoluzionare tutto e non c'abbiamo tempo. Vedi, perché qua dentro non è saldato. Lì si è proprio piegato. Sì, perché un pezzo saldato di qua, senza un rinforzo interno, ma bastavano anche due punti qua. Certo, sì, una cazzata. Non succede. Poi vedi qua il pezzo dove lui lavora nel vuoto. Vedi come ha piegato. Quindi qua tallona, spinge, una volta che spinge va a sforzare sulle saldature. Quindi uno, noi, due, tre e basta. Esatto. Noi gli mettiamo una piastra qua da mezzo centimetro in modo che non lavora nel vuoto. Poi gli mettiamo
due rinforzi qua, uno, okay, e due, uno e due. Ma prima... punti di saldatura o proprio due pezzi? No, gli facciamo due, due angoli. Ok. Poi ovviamente prima di saldare, di mettere gli angoli, saldiamo internamente. Certo. In modo che non si possa comunque aprire. Certo. Bene. È arrivato tardi. Vai, fa vedere. Allora, a parte che è una porcheria perché è zincato e quindi... difficile saldare. Mi rovina la punta perché scoppia. Però adesso abbiamo, qui c'era una, praticamente questa piastrina si inseriva su questa e qui non era saldata, quindi l'ho saldata qua dove c'era il taglio e poi l'ho saldata all'interno, quindi gli ho dato quei punti che ti dicevo prima. Adesso poi qua gli facciamo il rinforzino e non dovremmo avere più problemi. Top. Ma qui lavora sul vuoto. C'è abitato il cucinetto, ora lavora solo qua, si spinge qua. Qua l'ideale sarebbe fargli una piastra. Un bel lavoro, vero Fabietto, questo? Bellissimo. Thank you.
Buongiorno, 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 anzi buonasera. Allora, oggi giornata un po' fiacca, perché ieri sera, vabbè, alla fine siamo andati a mangiare tutto e siamo rientrati tipo alle 11, sono rientrato in van qui in officina alle 11 e ho deciso di mettermi a cazzeggiare. Poi ho visto ho ancora 11 minuti per registrare, ok? Mi sono messo a vedere video della Pony, è stata la fine, quanto cazzo pesa la Sony. Allora, oggi giornata abbastanza produttiva, devo dire, perché Fabietta ha fatto tutto il tagliando completo, ho messo un olio particolare che domani Antonio vi spiegherà, bla bla bla, densità, cazzi, che vabbè, non andiamo sul tecnico che io faccio disastri. E poi Antonio ha smontato i supporti dei soffietti, che come potete vedere uno stava per rompersi, vedete che si è rotto da un lato, mentre l'altro è proprio rotto in due pezzi, uno e due. E questo perché sono fatti un po' di merda, però chi me li ha venduti ha detto che la seconda volta che succede, l'altro era un furgone di un muratore, e nel mio caso questo è la seconda volta che mi succede una cosa del genere, e ovviamente capite che i due pezzi che battono insieme fanno casino in fuoristrada, oltretutto non sono fatti per lavorare in questo modo, perciò me ne sono fatti mandare due extra e poi Antonio li ha modificati per renderli più resistenti, quindi molto molto bene. Oggi anch'io ho lavoricchiato un po', ho un po' di cose in mente, quindi mi sono messo il computer e tutto. Mi ha fatto molto ridere il commento di uno che mi ha detto: ma la Sony è strana, fa tutto uno sfocato dietro, secondo me non va bene. Io spero che fosse ironico, ma secondo me non è così. Ecco, forse per alcuni l'iPhone 4 ha la stessa qualità. Comunque, per me montare i video così, per quanto siano fatti in officina, vederli con questa qualità è goduria, quindi sono molto contento e ho visto che avete apprezzato anche voi la qualità, anche se sono solo in officina, però la resa d'alti ISO, lo sfocato, eccetera, c'è anche qua, anche se mi auguro di mostrarvi presto la resa d'alti ISO sotto l'Aurora. Non manca troppo la partenza, bisogna solo fare il supporto dei fari e posteriori, poi ci siamo. L'attesa del piacere è se stessa al piacere. Non lo so, forse sì, forse no, vi dirò. Io vi saluto qua, volevo dire una roba ma ve la dico domani perché sono cotto, quindi buonanotte da me e dal Ducatone, che tra l'altro ho lasciato i fari, le cover gialle color ambra, per qualcuno di voi mi ha chiesto cosa servono per avere una maggiore resa quando nevica o quando c'è nebbia, perché la luce gialla, anzi ambrata, bla bla bla, riesce a penetrare meglio in queste condizioni. Ovviamente in tutto ciò non ho ancora beccato nebbia, se non faranno il loro lavoro le toglierò, e poi diciamo che dal punto di vista estetico sicuramente sono per me molto belle, se serviranno le lascerò, se invece non serviranno le lascerò solo in città per fare minghia il tamarro. Vabbè, dai, vi saluto che sono cotto, ciao raga, notte.